La costante del mio lavoro è quella di lavorare con lo spazio e chiedere all'osservatore di non essere passivo, di non osservare, ma di toccare. È stato un insegnante delle medie che ha avvisato mio padre di questa mia, diciamo, propensione, questa attitudine per l'arte, consigliandogli caldamente di farmi prendere una scuola artistica, e da lì quindi è iniziato il mio percorso. Ho fatto l'artistico, poi ho fatto l'accademia, ho avuto incontri importanti, ad esempio con il maestro Fabio Mauri, con cui ho fatto l'esperienza della Gran Serata Futurista, ma anche poi ho capito cosa significava essere nel mondo dell'arte in un certo modo. Quindi ho capito che fare l'artista è anche una responsabilità etica, una responsabilità non solo per se stessi, ma anche per chi fruisce dell'opera. Io, a differenza di altri giovani dell'Accademia, non sono andata a fare l'assistente a Fabio Mauri, ma sono andata a vedere gli Ausoni da Piero Pizzicannella, e anche qui ho fatto un'esperienza molto formativa. Ho conosciuto tanti artisti, tanti giovani che poi sono diventati colleghi artisti in questo lungo percorso, e devo dire che anche l'esperienza di assistente è stata veramente molto formativa. Ricordo degli insegnamenti, delle pillole di saggezza di Pizzicannella, che è pur lontano dal mio lavoro, ma è stato importante nel guidarmi verso il trovare una via essenziale nel lavoro, cercare anche attraverso l'utilizzo di materiali una linea espressiva essenziale, pulita, netta, chiara. Poi pian piano, diciamo che il lavoro si è arricchito di altri materiali, altre varianti e collaborazioni. Io ho sempre poi collaborato con architetti, con musicisti, con danzatori, scrittori. Insomma, mi è sempre piaciuto intrecciare il mio lavoro ad altre discipline, ma non facendolo personalmente, ma aprendo un dialogo con l'altro. La mia prima personale è stata nella Galleria Maracoccia, è stata presentata da Fabio Mauri, grazie a Cecilia Casorati, che è stata il critico che mi ha presentato un po' al mondo romano. E poi è stato un crescendo, diciamo, anche l'approccio con l'opera è stata sempre più definita da certi parametri. Cioè, io mi sono sempre relazionata con lo spazio, per me il lavoro era e doveva nascere nello spazio, per quel determinato spazio, e per il pubblico. Quindi un pubblico che doveva essere sempre attivo rispetto all'opera, quindi non fruirne in modo passivo, ma agire. Quindi tutte le mie installazioni erano comunque configurazioni di un mutamento. Ad oggi la mia galleria di riferimento a Roma è la Galleria Anna Marra, in cui ho fatto la mia ultima personale nel 2018 dal titolo Flussi, dove il tema era l'acqua. Infatti una delle opere che sono qui installate nel mio studio è appunto come titolo Acqua, ed è un'opera interattiva, musicale, che ho fatto con Michelangelo Rupone e Laura Bianchini. Anche adesso stiamo lavorando in questo senso, a creare ambienti immersivi, ambienti dove la tecnologia accompagna attraverso interazione o l'adattività il fruitore in questa esperienza immersiva. Chiaramente le opere suonano e la loro voce, la loro forza sta proprio nel rispondere all'input che viene da un fruitore attivo. Il
mio studio romano è un piccolo cuore nella città di Roma, dove io porto i miei lavori, diciamo, già realizzati e puliti. È un po' un luogo di rappresentanza. Diciamo, il lavoro, quello che possiamo definire il lavoro manuale, quello più sporco, lo realizzo nel mio studio dell'Aquila, dove vivo un po' il mio quotidiano e dove magari ogni giorno vado e sego, taglio, saldo e faccio tutti quei lavori appunto necessari per ottenere un'opera scultorea. Quindi, insomma, ho queste due modalità, no, anche di vivere gli studi, cioè quello, diciamo, più prettamente operativo, manuale, materiale, e quello, diciamo, più intellettuale, dove incontro le persone, dove porto il lavoro che appunto voglio mostrare e di cui voglio parlare alle persone con cui intraprendo un dialogo. In Farnesina, nella collezione, ci sono praticamente due opere mie, una del 2007 ed è un trittico nero, legno e forex, quindi sono questi elementi mobili che si possono spostare, il fruitore può spostare a suo piacimento, e rotoli, che è un dittico grigio, sono tutti rotoli che anche qui, insomma, possono essere spostati, presi, aperti, letti e riposizionati diversamente. Entrambi i lavori hanno, diciamo, la stessa connotazione, che è quella della trasformazione, di qualcosa che si può muovere, che il fruitore può muovere. L'invarianza del mio lavoro, anche qui, insomma, è evidente, che è quella di, appunto, di chiedere all'osservatore di intervenire sull'opera in qualche modo, fruendone non solo con gli occhi ma anche con le mani. Da questa esperienza e da questa occasione che mi è stata data, si sono aperte veramente tante possibilità, e posso dire dal 2008 al 2020 ho collaborato molto con il Ministero, dando esempio a ambasciatori che partivano, delle opere da portare nei luoghi dove andavano a rappresentare l'Italia, e me lo chiedevano perché avevano visto appunto l'opera in mostra, e questo darlo incomodato ha fatto sì che il lavoro ha viaggiato. Quindi, diciamo che avere avuto questa occasione e stare nella collezione Farnesina mi ha aperto personalmente tante possibilità di uscire fuori dall'Italia. Non ultimo la mostra, l'occasione che ho avuto di presentare insieme al maestro Michelangelo Lupone un'intera mostra costituita da tre grandi pezzi, uno è appunto Codice alle mie spalle, e alla National Gallery of Modern Art per il 70° anniversario della diplomazia Italia-India.